Voglio vedere chi uccidi quando non ci sarà più nessuno. Non rimarrà più nulla. Mi aspettavo il marcangegno, non funziona. Oh oh, mi sa che il rintocco fa esplodere tutto. Oh no. Oh, mi sa che arriva qualcuno di bruttissimo. Ma sa che arriva qualcuno che distrugge tutto, zi. Oh mio Dio, ho fatto peggio. Eccolo qua. Super Draconic. Ma è veramente una bomba atomica. Godo, coglioni. Godo, ve l'avevo detto. Che avrei suonato la campana. Ve l'avevo ucciso tutti, ve l'avevo detto. Ve l'avevo detto. Io suono la campana e morite tutti. Bro, ma sono ancora vivi. Ma non rimarrà più niente, loro sono vivi. Ma che scam. Ma non capisco. Come vado in quella nebbia lì? Ma ho veramente distrutto tutto, comunque. È tipo quando lanci la MOAB su COD. UAV alleato, in arrivo. Avete presente quando tiri la MOAB? Vabbè, quelle anime le lasciamo là. Quando tiri la MOAB e sparisce tutto, tipo. Il problema è che io come faccio ad andare di là? No, signora, no. Oh, Poli. No, signora, no. No, signora, no. Però ho difficoltà nel capire. Faccio una cosa un po' stupida, eh. Però nel dubbio posso dire almeno ci ho provato. Ma perché è sempre così questo gioco? Ma perché io non ragiono più d'istinto? Cioè io devo ragionare d'istinto. Io ero convinto, ok, muoio, ma almeno ci ho provato. Io devo ragionare d'istinto nelle cose. Le ho beccate tutti i segreti di questo gioco. E anche di DS2, l'ho sempre detto. Ho sempre detto, bisogna uccidere la regina, bisognava ucciderla subito! Attraversa la coltre di nebbia. Chi è che ha distrutto tutto? Capo, scusami per il disturbo, ma sono qui a ricordarti, io parto un like e un commento che fanno veramente tanto piacere, a iscriverti al canale. Una quantità assurda di persone guardano questo canale e non ne sono iscritte. Quindi, dato che suppongo non vogliate perdervi nulla, iscrivetevi che fa veramente tanto piacere e non vi perdete alcun tipo di video. Buona visione!
Tranquilli, non mi spoilerò nulla. Aspetto un altro po' a dirlo, perché voglio vederlo meglio. La stessa corona di Gwyn. Ha la lancia che fa i fulmini. È Gwyn. Mi sono andato a cercare Gwyn di Dark Souls 1. Perché ho detto, bro, ma è lui o sono stupido io di Yokan? Perché io mi metto in discussione, ma regà, è lui. Cioè, la corona è la stessa. Poi, vabbè, è un re. Dici. È un re. Ma è Gwyn. Che cazzo c'entra col re delle tempeste? Ma che cazzo c'entra con le tempeste, Gwyn? Perché lancia i fulmini? È quella bestia lì che comanda. Tipo un drago, ma... Raga, è Gwyn, cioè non... Se non è Gwyn è Vendrick. Me l'ho già visto sto modello di merda. Poi è immortale. Cioè, che casino di merda. Sapete perché giochiamo, più mi convinco che sia Gwyn, perché fa cacare come su Dark Souls 1. Anche se poi mi ha ucciso, direi te. Ma non ha senso. Cioè, perché dovrebbe essere amico dei draghi? Lui ha combattuti per sempre. Addirittura... le sue addirittura le sue armi, no, chiamiamole armi, erano proprio quelle elettriche, perché era l'unico modo per ferire tipo i draghi, una cosa del genere, l'avevamo letto. Io ho sempre detto gli attacchi fulminei sono contro i draghi, infatti li abbiamo trovati anche
Ma che c'entra con le tempeste? Cioè, e poi è morto lui, lo vedi che è morto? No raga, è Queen, dai, porco Dio. No raga, sta roba è Queen, 100%. Ma dai, ma è più ovvio di così, faccio fatica a comprendere un sistema più ovvio. Ma veramente, solo se l'anima che mi dà me lo dice. È la prova più ovvia. Ma però è morto lui. In questi giochi la gente non muore veramente mai. Massacro comunque di boss fight, eh. Gigante, non so come dire. Oddio, 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 ha cambiato la sosta, tipo. È diventata una sinfonia magica. Come posso uccidere il piccione e non lui? L'unico problema è che non ho capito come schivare il fuoco gigante. Sa che bisogna fare come il drago eterno. Ah, Vanghul! Ma che cazzo sei, Zeus, dai, cioè. La lancia miracolo là, elettrico. È sua, l'abbiamo trovato anche ai piedi della sborra là. Gliel'ho anche detto, questi sono i tool che usano per combattere i draghi. Non mi piace una boss fight con uno spazio infinito, devo dire. Ecco però. Quel piccolo problema di misciotta. C'è quella parte che riguarda il fatto che misciotta, che è un po' fastidiosa. Easter, grazie per il terzo mese. Tommy, grazie per l'ottavo. E Mattia, grazie mille per il 18. E grazie anche a Luomaro per i 10. E bentornato. Grazie mille, Luomaro. Va bene, vi ha letto Veneto in questo momento. Un po' anticlimax, direbbe Michele del deserto. Poggi si va a letto. È sicuramente più forte del Gwyn originale. Io quello che non mi capacito è come mai da morto lui è andato alla vetta dell'arcidrago. Cioè, che c'entra? Perché da morto diventa alleato, addirittura si rifugia dove ci sono i draghi? Forse è una maledizione. Perché a colpirgli la testa di sta bestia gli fa un botto di danno. Lui invece colpirmi mi fa un botto di danno. Ecco, questa cosa qua a me mi uccide, zì. Non so come non mi abbia ucciso adesso, ma mi uccide. Ma come ha fatto a non colpirlo? Raga, è forte, che cazzo devo dire? Cioè, non è forte veramente, è tipo forte perché mi sborra. Meno male con le primanzie andava giù al primo try, quindi da un punto di vista della modi, però non dico di gioco, è meglio che io muoia, però adesso vorrei ucciderlo perché raga, è che sia Gwyn è Gwyn. Voglio capire che cazzo ci faccia qua. Ma poi re delle tempeste. Questo attacco ci mette un po' a partire, Mattia. L'abbiamo preso in bocca 5 volte, basta. Sì, questo attacco è inschivabile, cioè non è schivabile sto attacco. Certo, me l'ha detto prima! Il punto debole
avevo lei la testa! Me l'hanno detto prima! Certo! Dio merda! Questa cosa però mi ha ucciso appena adesso, vero? La porta e porca puttana la madonna. Ridami un istante, caro, eh. Tu di quello che ti sei dato fuoco come un coglione, eh. Ma dai, ma mi insegue la fiamma? Dici Poli, è lo scopo del gioco. Sibaritico! Porco Dio, mi ha preso in pieno, eh! Ehi là! Sei un matto! Ehi là! Sibaritico, eh! L'ho imparato, caro! L'ho imparato, è quello il problema! Io apprendo molto velocemente! Poli. Abbastanza velocemente. Corteps, grazie mille per il sesto mese, bentornato. Piuttosto velocemente, mettiamola così, dai. Bello. Dai. Si va lettuccio. Venghi. Bono. Testa punto debole, sì, ma c'è una hitbox che è fatta con le figurine dei Pokémon. Ho imparato? Non ho imparato, evidentemente, mi sa proprio. Che proprio ho imparato male, se ho imparato. Vabbè, l'attacco del drago eterno della sminchia. Hai rotto il cazzo, te! Porco Dio, ha fatto tipo un back into a fondo. Ero un po' incerto su che attacco facesse, sinceramente. No? Ci arrivo! Distanza elevatissima! Oh! Sto in un bunker antiatomico e tu stai bombardando la Sicilia e io sono in Friuli Venezia Giulia! Lancia del caos fisica! Vai a fare il culo! Non vedo un cazzo! Fondo. Così, questa è un'offesa a Reguin. Anzi, non è Reguin. Re dei cazzi. Sei un finto re. Sei un finto coglione. Parte della ciurma, parte della nave, caro. È sempre così. Parte della ciurma, parte della nave. È sempre così. E mo? Adesso scende lui. Oh, mamma.
Oh, sì, si incazza come un mostro adesso. Ho capito io cosa ho fatto. No, sì, l'ho capito. Io l'ho capito. Re senza nome. Sta tutto intempestato lui. No, ma raga, ma è diviso in due fasi. Cioè, non è... E io se muoio adesso non lo devo, porca puttana, Mattia! Allora. Allora. Adesso è morto il drago, vero? Perché è un problema, se no. No, zio, ma sei tutto stupido. Ma raga, ma siete scemi. In qualche modo, ok? No, se lui lo fa, tu prendi danno. Il tizio che fa tutti i Dark Souls senza prendere danno, sto boss non lo fa. Sai perché non lo fa? Perché se lui fa sta mossa, lui perde la challenge. Perché non la puoi evitare. Ok? Può essere il re di questa grande ciola di cazzi, un mazzo di cazzi nel culo. Rimane comunque un attacco di merda. Bene.
Oddio, che ho fatto? Ho fatto tipo una finisher, che? Oddio, mi sa che si è incazzato un moto adesso. Gli ho tipo tirato un pugno in bocca. No, ma se è peggio, poi si incazzerà come un mostro lui. Tapirone, e grazie ai 14 mesi di Technology. Quel drago assomiglia a un tizio che ho visto sul treno per Padova. Va bene, io sto giocando per una speranza, cioè che il danno che io porto a Re Gwyn, o re della minchia, o re di sto grande merda, sia lo stesso che porto al drago quando è in fase 1, perché se il danno è minore io penso che non potrò sconfiggere questo boss se non nei prossimi 15 giorni. Giocando solo a questo intendo, Sto sviluppando un bot che combatte per me. Sul fuoco tramite l'invincibility frame. Il giorno in cui qualcuno mi chiederà: ma tu conosci qualcuno che sa rollare bene su Dark Souls? Tu gli dovrai rispondere: Mattia Negri, in arte Poli. E non accetto alternative. Anche perché non so se avete visto cosa è successo. Ho schivato l'attacco che fisicamente non si può schivare, perché l'ho letto su Wikipedia. Porco Dio, te l'ho detto, me l'ho letto su Wikipedia! Figlio di puttana! Potrà attacchi a vuoto comunque. Osservare, lui assorbe l'entità del drago, che è la tempesta, il drago, e l'assorbe nella sua lancia. Bene, ora io devo trovare un modo in cui questa cosa ha un punto debole. Perché io ho 12 fiaschette. Ora, sono tante. E visto che gli trema la mano... Pazzesco comunque. Gli trema la mano... mentre lo fa, vedi proprio la lama che trema. Non lo vuole fare, ma sa che è costretto, perché è l'unico modo per sconfiggere The Great Pope Forlorn. Sto senza piromanzie, capo, eh. 1-1. Una volta t'ho ucciso io, una volta mi hai ammazzato te. Dai. The Nameless King. Questo attacco lo facevi anche su Dark Souls 1. È giunto il momento di innovarsi, caro, eh. Mannaggiala.
Ciao Sampi, bentornato Sampi, come stai? Bello questo, è nuovo, Lo dici nuovo, hai visto due volte sto attacco. Posso fare questo boss. Non sono neanche lontanamente vicino a poterlo sconfiggere questo boss. Non gli posso fare 278 e non capire una sua mossa come si schiva. Una. Cioè, non capisco una singola mossa come si rolla. Una. Cioè, non riesco neanche una. Non so come si possono schivare. Cioè, letteralmente, non è... Non lo so. Godo, sei costretto a imparare a giocare bene. Non è giocare bene. Non è giocazie, dai, non è concettualmente ammissibile che ci sia un boss con 6.000 di vita, con un danno senza senso, che poi scende ed è più forte ancora dopo che hai già fatto una fase 1 complicata. Non è gioca bene, questo è... Ah, non sono neanche imbracciato, ciao.
vi è tempo per curarsi, non c'è tempo per fare un cazzo di niente. Dio cazzo. Non c'è. Non c'è. Che tu lì lo devi uccidere veloce, perché l'attacco quando lui insightizza la cosa è un problema, perché è un'area vastissima e se io gli sto sempre sotto la testa per ucciderlo velocemente, quella roba lì è molto difficile da schivare. Già c'è il fuoco di Okane che lo schivi il 50% delle volte in funzione di se lui decide di farlo dove eri o dove stai andando, tipo. Dio cane, se qua mi colpiva era veramente orribile. Come ha fatto a prendermi? Stessa cinematica, no? E questo che cazzo è? Quanto smetti di attaccare, Dio cane? La combo è di 4 attacchi? Veloci e troppi uno di fila all'altro, cioè sono proprio tanti e tutti uno dietro l'altro, madonna puttana, sono proprio ta 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 ta, e poi quando ho smesso Dio Can lo faccio ancora, sono proprio Dio cantanti sono. Ma poi la rottura di coglioni è questa, zi. Il fatto che sta roba duri comunque un botto e mi viene nervoso perché mi dimentico che cosa cazzo ho appena imparato se dura tre quarti d'ora sto fight. Non per la difficoltà, ma proprio perché è una rottura di cazzi che ci metta. Però salta indietro. Devo precisare che il tempo che lui si è alzato io non potevo farci niente. Almeno io ho premuto tutti i tasti e non si è alzato il mio personaggio. No, molto buono. Beh, per l'attacco extra ho gridato, Fuoco. Stesse facendo merda. Ma com'è possibile che non lo capisca? Aia. Ma pensavo il fuoco.
Dio, porco. Hai capito qual è il fatto? Cioè, hai capito qual è il fatto? Io devo arrivare full vita, Lizzy, perché non, io non ho modo di curarmi. Io lo devo, devo menarlo a sangue fino a che non... lo devo menare a sangue, sì. Non lo so. A parte che senza braccia di Oka non vinco. Che mi shotta in due hit. D'altro che è tempo di curarsi di Oka, non c'è neanche quello. Jack, grazie per l'anno assieme, amore. Ciao, Jackone. Mi sono avvicinato così tanto alla bocca che mi ha fatto danno il fuoco. Problema gigante. Certo. Pochi errori di merda ti costano infinito. E per risparmiare sulle pozze per il secondo fight, quindi per risparmiare a tutti gli effetti dei PP, io mi inculo malissimo con il resto. Facciamo, ricevi danni doppi? Fulmine, fuoco. Ma quanto pesa sto anello? Quanto cazzo pesa sto anello? Dio buon, 2 kg di anello pesa. Grazie Strip Club Smell per il mese più importante che il secondo, caro. Bentornato, amore mio. Il massimo del danno che potesse farmi mi ha fatto, no? 8. Tentativi. Se quando fa il fuoco mi sei sotto, cioè lui vola dalla parte dove stai rollando, sei morto.
perché ti fa due tic di danno in ogni shot. Se non c'hai un anello o roba del genere. Eccoci qua. Dio cane, la telecamera su sta roba. Cioè, qual è lo scopo di poter targettare Red Wing di merda? Io non lo capisco. Eccoci. Cioè, sto cazzo di Dio can di auto-aim è tremendo. E poi fallisce, Dio voglia, no? Preso. Non ero esattamente perpendicolare dove era lui. Continua a fare L3, R3 per prendere il target, perché è l'unico modo per colpire sta cazzo di testa, Dio porco. Così è inutile. Sì, però ragazzi, ho speso 10 pozze per fargli neanche il 30%, penso. 10. Innanzitutto non si rolla mai lontano. Mai. Gli si rotola intorno sempre. Sto anello non serve a un cazzo di niente. Quindi non so neanche io che cazzo mettere. Oh, aumenta la destrezza, boh. Maggiore invisibilità, no. I critici ripristi, in potenza degli attacchi per tutta la loro durata. Boh. Vediamo quanto faranno. Vediamo. Magari fanno di più. Potrei farcele in 13 try, eh. 13 try dove ognuno dura un quarto d'ora. Mannaggia la madonna, però, eh. Un po' lungo come boss. Schifoso di un dio, però. Eccoci. Preso in pieno. Ha finito la tempra.
Ma non è vero, bro, ma non è vero. Dai, raga, però sta hitbox è sbagliata. Sto facendo tanti errori, ma questo, porco dio, è sbagliatissimo. Eccoci qua, morto. No, mi ha fatto solo un tick di danno, assurdo. Scandaloso. Sono tutti attacchi bene o male lenti. Ok. Cioè comunque lui, quelli veloci li vedi che sono veloci. Quindi sono tutti bene o male lenti in realtà. Quindi non c'è mai bisogno di rollare mentre sta ancora arrivando. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Sono veramente curioso perché se diventassi drago secondo me mi aprirebbe il culo. Perché tipo boh, fa più danni sui draghi, tipo il ghiaccio sui draghi di Pokémon, via boia, che cazzo ne so. Ma va bene. Posso permettere più di due fiaschette qua, però. A me... Eccomi i gargoyle, Dio Kame. A me non facevano tiltare... Ecco, questo attacco qua. Bello. Non mi facevano tiltare il gargoyle, mi facevano tiltare il percorso che c'era da me ai gargoyle. Oh, perché l'ha fatto che non ero nemmeno sotto di lui? Sto anello che ho messo, quindi sa che si cambia. Sai qual è il problema? È che non usare e usare R3 non ti fa capire quando lui vola o quale sarà la mossa che andrà a fare. Però senza il lock ha in bocca al lupo a colpirlo sto coglione. Bisogna sfruttare la finestra del fuoco. Quella è la migliore finestra. No, porcaccia la madonna. Lì non so come... Vedi qua, qua va a troie la telecamera. Eccoci. Bocca al lupo qua, Dio can farlo con la metà delle fiasche. Poi il bomberante là. Che non è, si è rotta la guardia stavolta? Cioè non ha fatto il critico tipo questo? Oh, capisco. Gli hanno tirati due comunque di hit, perché non si è rotta la guardia? Oh, vabbè. Ah, bella, questa è nuova. Ah, ok, invece questa no, ma... Bocca al lupo a schivarla. Super a fondo. Sono morto, Dio cane. Certo che sono morto quando c'ho uno sputo di vita. Lui ha fatto a fondo. A fondo. Lui va un botto a fondo nelle cose.
Come le cazzo di navi. Vi ricordo che vado in crociera, quindi posso dirlo perché vado in crociera in questo viaggio di nozze. Su sto anello non serve una fava del cazzo. Un anello utile io ce l'ho, no? Ripristina PV, gli attacchi critici ripristinano, annulla e permette di compiere azioni dell'altro sesso, non penso. Ricevi doppi danni, ripristina gradualmente punti vita e aumenta i punti vita recuperati con l'Estus, to. Dai, antilope dio boia, dai. 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 Mi farà l'Estus a più uno, probabilmente. 10%. No, mannaggia la mandragola, quella puttana della madonna! Ma poi sei volgare. Stramona della figa di Atomare, dio cane. Merda, curano un botto le flasche, però, eh. Eccoci. E ancora questa fase che ho imparato, capirai, cioè. Dici come posso permettermi. E questo cosa cazzo è? Io non vedo niente perché non mi va alcun tipo di target. Posso dirlo? Cioè, è più fastidiosa, eccoci qua. Morto, vero? No, morto no, ma danno me lo prendo. Il critico, ok. E quando gli fai tanti danni vicini, comunque, che ti fa fare sta fase qui, purtroppo non basta un hit, però. No, mannaggia il dio porco, schifosa la maiala. Non posso ucciderlo fino a che non mi curo, zitto. Ok, adesso posso ucciderlo. Non so come posso mangiare pasta a mezzogiorno. Io non so come non mi abbia colpito, ragazzi, sarò onesto. Ah, non fa attacchi veloci, cheat poli. Penso. Eccoci qua, ho fatto un roll indietro. Non puoi fare roll indietro. Non posso fare roll indietro. Fai roll indietro? Mori. Fatto roll indietro? Morto. Fatto roll indietro? Stupido figlio di puttana. Rollato indietro? Morto. Rollato? Morto. Roll indietro? Morto. Roll indietro? Morto. Oh, Polly, Polly, Polly. Oh, c'è l'ho. Cioè, no, raga. Visto che l'ho colpito, lui ha giustamente perso un po' l'equilibrio e quindi è riuscito a colpirmi perché la testa si è spostata. Assurda la realisticità di questi attacchi, eh. Folle, oserei dire. Come fanno a colpire, dio porco? C'è una spada che... 7 metri di spada! E comunque non basta. Oh, poli, poli, poli! Mi ha mandato un audio. No, non ho visto tutorial. Ma perché c'è la chat solo emoticon? Vabbè. Non ho visto un tutorial. No, mi ha mandato un audio Diego.
dicendo: Mattia, ma ti hanno già detto di sta roba, insomma, mi fa piacere se ci sei, insomma, dai, mi sarebbe figo. Ho detto: Diego, io non ho idea di cosa tu stia dicendo, è da un'ora che c'è, ma perché? Ma come c'è da un'ora la chat bloccata? Ma no! Ma no! Io gli ho detto: Diego, non ho... Ma perché spoiler? Ma che cazzo la sta leggendo in questo momento? Cos'è che mi è arrivato da Twitch? Una nuova roba per la Creator Dashboard. Ma ragazzi, come se in questo momento stessi leggendo qualcosa, Dio bastardo. Sto qui che mi sta venendo voglia di piantare un coltello nella schiena di Paolo, Dio Cristo. Grazie Endoji per il mese più importante. Un bacione mastodontico, thank you so much. Io raga non... Cioè... Il problema è... Non so neanche qual è il problema, raga, cioè... Il problema è che dura tutto troppo, zii, dovrei fare 100.000 danni in più. Sia schivabile, ragazzi. Se lui te lo fa mentre... Eccoci. Sta combo qui mi sta uccidendo mille volte, tipo. Eccoci. Una roba l'ho capita, però. Quando lui ruggisce... è quando sta per fare il fuoco. Che non l'abbia mai colpito. Cioè, fammi capire. Se mi avvicino troppo. Boh, come mi ha schivato, non lo so. Il fuoco mi colpisce se io lo colpisco. Se non mi avvicino, non gli faccio danno. Ma sapete che è veramente più difficile la fase 1 che la 2 di Yokan? Da quanto è fatta male questa? Cioè, lo vedete dove... Lo vedete che io non vedo cosa sto facendo per la metà delle volte? Io ve lo giuro, per me è più difficile questa... Per me è più difficile questa... Che... La seconda. Te lo giuro. Davvero, non... Per me è più difficile questa... Che la seconda. La seconda si impara... Questa si impara a non vedere un cazzo. Boh. Però va bene. Si impara a essere stronzi. Cos'è, un'ora che sono qua? Ma che di più, mi sa. Veramente io non riesco a capire un cazzo. Se non locchi la testa, non la colpisci, ma se la locchi e non è la fase di danno, o sei più lesto della Madonna a toglierlo, oppure non, tu muori perché la telecamera non ti manda a puttane. Dio can... Per me è veramente... Sta cazzo di telecamera è una merda qui. Però, bene... Veramente, raga, serio, per me è più difficile la seconda, la prima che la seconda. Nonostante questa bastino veramente tipo 8 hit ben piazzate. Guarda, 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 Dio can, qua locco e non ci sono, arrivo lo stesso, boh.
Rocky mori perché lui... sono riuscito a colpirlo. Tanto mi dispiace non avere l'anello di Ave qua. Qualcosa per l'equilibrio, Dio boia. No, vabbè, raga. Insieme, ho capito. Ah. Fuori tempo massimo, tipo. Eccoci qui. Scusa? Cioè, quanti driver ho fatto? 30? Non l'ho mai vista sta cosa. Beh, certo. No, vabbè, questo è incredibile. Questo è incredibile, cioè... A 2 HP? Cinque freschette. Penso che neanche la volta... L'abbiamo messo a segno. Ne mancano circa 20. E due ne abbiamo messi 18. Però lui purtroppo ha questa peculiarità che sceglie in funzione di quanto vuole farti morire un parente la velocità dell'attacco. Praticamente riesce a modulare la velocità dell'attacco in funzione di quello che vuole fare. Così. È orribile. Raga, il vero problema a me è che mi fa tiltare malissimo la prima fase. Cioè, per me la prima fase è proprio fatta male. Io mi avete sentito tiltare una volta su Dark Souls, da tutti e tre, da quando esiste, due in realtà. Una era quella merda di DLC di Dark Souls 2 e l'altra è il Demone Capra. Perché sono difficoltà sbagliate. Cioè, lui è un figlio di puttana, ma è ci si lavora. Questa cosa qui, Dio Kai, non è una difficoltà il fatto che non sappia quanto sono vicino a un fottuto nemico, porco Dio. Cioè, dover fare due lock per capire dove cazzo sono. Sia la prima volta che la schivo. Bisogna vedere la coda per schivare il fuoco del cazzo, bastarda Dio. Regà, le ho schivate due volte, assurdo. Critico però.
manco morti questo. Schifoso. C'ha gli attacchi. Bro, ma io non mi ero ancora alzato in piedi. È morto. Cioè. Sai perché sono morto? Che ho deciso di non stargli vicino. Ecco perché sono morto. Ho tirato un calcio io. Sai che bello se poi è una fase pure peggiore di questa? La fase 3! La fortuna vuole che lui c'ha un attacco che è fatto di merda, che l'affondo quando gli sei vicino. Ecco, e poi c'ha questo che invece... Tu, se tu non hai il dito su cerchio, non lo puoi schivare. Però, per esempio, questo... Mi spacca il culo. Ma ci sto! Perché mi sta spaccando il culo? Ma... Capito. Io, Caino, non ci sto a perdere 5 flasche dalla prima fase perché non so se lo sto colpendo. Bastarda la Madonna. Capito. Sono dato addosso le tatue. Io voglia che culo che l'ho schivata questa. E invece questa gli deve andare incontro, è inutile. Sono morto per il tic, sì. Perché ho rollato dalla parte sbagliata. Quando lui è andato in volo, io ovviamente rollo da una parte, se rolli tra tutte le direzioni dove è lui, mori. C'è un cazzo a fa. Mori. Grazie Carlo per il mese più importante che è il secondo, bentornato. Bro, io stento a credere che... Cioè, io ad oggi, per me questo è il boss più difficile di tutti i Souls. Tra difficoltà stupide e difficoltà serie, più difficili di tutti. So se ce ne saranno peggio di questo, ma Diocan, se ce ne sono peggio di questi, è un problema. Ci sta, Queen, è famoso, c'hai la sporra in bocca e tutto quello che vuoi. Dico solo, qua potevi farmi una fase dove, dove almeno io posso combattere. Vedete, avete visto? Dio can. È perché ormai ho masterato il fatto che quello deve accadere, ma... Madonna che lisciata che gli ho tirato, puttanaccia. Questa cosa qui, secondo me, è molto stupida. Questa no, invece no.
vai, Dio boia, perché non vai in fase del critico del cazzo? Porco Dio! Crollato verso di lui, raga. Mi ha preso su quello buggato. Aia, merda, puttana la maiala. No, questo io non lo saprò schivare. Credo da qui a 100 anni non lo scriverò mai questo, ve lo dico già ora. Questo non lo scriverò mai in 100 anni ad oggi. Mai. Per me è troppo veloce quello lì. Cioè, quello lì veramente, se non ho il dito su cerchio che lo sto per premere per un altro motivo, non lo scriverò mai quell'attacco lì. È anche quello che ho visto mi faccia meno danni. Ho visto che è quello che fa più danni, meno danni di tutti, quindi può anche andare bene. Che quello il problema è che tutti gli altri messi insieme il pentolone, quello lì diventa mortale. In quel momento lì io stavo cercando uno spot per curarmi e con quella roba lì ovviamente ciao. Solo un tick di danno. Ma per fortuna è fatto di merda nel bene e nel male. Sto cazzo di collo, Dio boia. Porcaccia la merda, ho finito la stamina. Lo spot per curarmi, sbagliato. Puttana troia. Mo so cazzi. Eccoci. E mo so cazzi. Perché i cazzi sono... Sono che ho due braci. I cazzi sono derivati dal fatto che quando io prendo i primi due danni, se il primo è un errore, il secondo è mentre mi curo, il terzo mi basta quell'attacco veloce di merda ed è finita. Sono dell'idea che io sia un po' underlivellato per sta cosa. Ma va bene. Secondo me. Poi magari mi sbaglierò, eh. Ero
sotto, figa la Madonna Troia. Ma perché ne ha fatti tre che ho smesso di premere dopo che ho premuto i primi due, boh? Cioè, è mortissimo, cioè. Due fuochi di fila, ho capito. Scusami. C'è qualcosa che non va quando veramente entri dentro la cazzo di testa del boss, eh? Sulla telecamera, vabbè, ovviamente. Cioè, 10 flasche per sta parte quasi. Lo danno. Mi stavo curando. Ho deciso di farlo due volte alla fine. E certo, col manico. Il manico è dannoso tanto quanto la scopa. Penso che morirò fra meno di 20 secondi. Qua servirebbe una spada veloce, ragazzi. Cioè, è ingiocabile questo spadone qua, eh. No, raga. Quando io non riesco a giocare. Sottolineo, mi va bene. Se fosse solo lui. Se fosse solo lui, va benissimo. Dai, Poli, abbiamo capito, cioè, veramente, che sei andrebbe Dindora, benissimo. Smetti di fare finta e fallo no hit a pugni. Sì. Lo farei benissimo, perché dico, perdo 30 volte, ma sono 30 volte dove dico, gioco. Sì, il fatto che ci siano 10 minuti di fight con quella merda, fatta male, tutta sbagliata, Dio boia, a me manda a puttane la testa. Cioè, se fosse solo il boss, l'avete visto quante volte il boss mi spacca il culo? Gundyr, facciamo l'esempio Gundyr, che è il più recente che mi ha spaccato il culo. Quando la versione cielo nero di Gundyr. Gundyr mi apre... Mi apriva il culo, ok? E ci stava che mi aprisse il culo, ed eromi lì, sempre con quest'arma. Arrivavo lì, giocavo direttamente, fightavo e buona. Dio porco, invece... Sto qua, c'hai 5, 6, 7, 8 minuti di sofferenza dove non sei nemmeno sicuro che colpendo ci sia la vera possibilità che tu colpisca quello che devi. Metà delle volte, se non colpisci, probabilmente lui ci cerca di fare un attacco che se non rolli dalla parte giusta... Schippi. Cioè, la fase 1 è così fastidiosa, Dio cane, non difficile, fastidiosa, che ci sono delle volte dove uso una pozza, o poco più di una, e delle volte dove ne uso 9. Capito? Cioè, Dio porco, sta roba qua, cioè, se tu colpisci la testa di drago, lui rimbalza e il fuoco ti colpisce, fa danno e ti butta a terra e non ti rialzi velocemente. Sta cosa, la fase 1 è proprio... sbagliata, cazzo. Cioè, io ti dicevo, scarica infinita, palesemente stavo facendo il modo difficile per farlo, e ci sta, perché non capivo il trick e va bene. Però era comunque un boss dove riuscivo a combattere nonostante la frustrazione. La cosa sbagliata della scarica infinita erano le hitbox. Le hitbox erano qualcosa di aberrante. Qua non è le hitbox, qua è l'insieme di telecamera, misto a non lo vedo, misto a... è impossibile leggere un attacco se non vedi
che tipo di attacco sta per fare. Fosse solo lui, mi spaccherebbe il culo 90 volte e lo accetterei 90 volte. Perché lui è forte, ma si impara a rollarlo. Questo Gyoka è... Prendi la finestra più alta nella speranza che vada bene. C'è questa cosa qua che se tu colpisci, lui ti... Cioè, devi abbassa la testa e ti colpisce a sua volta. È incredibile, ragazzi, cioè... È assurda. O questa cosa qui del fuoco. Che se non vedi esattamente la coda perché non stai loccando, non sai dove cazzo stai andando. Mi sono anche spaventato. E lui non è stronzo, mica si lascia menare mentre gli stai sotto il culo, ovviamente. È un re, ma non è mica coglione. Ma sono stupido, volevo fare il terzo hit perché ero messo bene. C'è lui, aspettate che mi tocca. Cioè, mi è arrivato un avviso da Twitch. Vabbè, dopo. No. Sul target, è possibile? Serve un roll. Basta uno. Arca Madonna! Cioè, vedete, lui? Lui? Ci sto. Cioè, lui ci sto, capito? Lui ci sto. Lui imparo, muoio, imparo. Ci sta. Top, va bene. Qui ho capito cosa ho sbagliato e ci sta. È la fase 1 di Okane che mi mette la lava nel cervello. Cioè, capito? Mi inserisce proprio termobaricità all'interno della testa. Vabbè, adesso ho finito le braci. Dio, che bocca al lupo. Non so perché l'ho schivato, Non so come ho fatto a schivarlo, sarò onesto con voi, perché non l'ho proprio visto, cioè... ma adesso c'è un problema enorme, raga. Non c'ho le braci. Ciao. Ho sbagliato. Forse me la cavo? Assolutamente. Casino lui senza... Porca maiala! Porco Dio!
ho sentito la saetta quando ho caricato il terzo attacco. Cioè, vedete sta roba? Questa roba qua è orribile, Dio cazzo. Questa roba qua è orribile. Cioè, non è difficile, è orribile. Si schiva e ci sto, e questo invece è quello che lui fa. Lui ne ha due simili così, l'inforco e la presa. La presa ci mette un po' di più, l'inforco un po' di meno, e io questo non lo so, e non so come cazzo farlo, Dio cane, perché non, boh, non lo so. C'è qualcosa, Dio cane, che io posso mettermi nel buco del culo che mi aiuti? Una spada, Dio cane, mi metto nel culo, così quando cado a terra mi esce dalla bocca, gli faccio un punto di danno in più. Però va bene. Mi perfori l'esofago e tramite la punta della spada con l'elsa gli ferisco il suo ano a sua volta. Coglione. Bella la telecamera, eh. Tutto a posto, devo dire. Finita la tempra. Da farsi dopo qualora non andasse sto try. Porco Dio, questo attacco mi fa proprio jumpscherare a me, figurati. È orribile sto attacco. Orribile nel senso che è il peggiore. La peggior cosa che possa farmi quell'attacco lì. Questo è strano perché dipende tutto dalla distanza che ha. Madonna, ma mi hai preso veramente col manico, con l'elastico che tiene la spada agganciata alla mano, mi hai preso, coglione. E va bene. E questo invece è un nuovo. E questo sono morto.
L'affondo! Magico. Mi ha perso il target, tanto era veloce. Pensavo nemmeno fosse possibile io. L'ho schivato? Sibaritico. Sono tre. E questo invece è quello buggato, però. L'ho caricato, è veloce. Sta roba qua è il problema. Ma no, raga, ma sono morto perché la statua mi ha fatto danno. Raga, ma mi ha fatto danno la statua, porco dio. E non lui. Ma serio? Ah, l'onda d'urto. Ah, Dio, cavolo, che ho detto? Mi sembrava strano, porco Dio. Come ha fatto lui colpendo la statua, l'onda d'urto della statua, a farmi danno? E ve lo giuro, però la sensazione che ho avuto è statua uguale. Zitta vecchia di merda. Anzi, oh, that is great. Well, now that what would you have me, Smith, today? Ma Dio, cama. Ma perché doveva avere un dialogo diverso? Ma che cazzo di dialogo è? Ma perché mi ha detto qualcosa di diverso stavolta? È la prima volta che vengo qua! Oh, Poli, Poli, Poli! Vai, strafiga anche a te, Andre di merda, Dio boia! Una novità questa! Un messaggio lasciato da Hackwood al fabbro. E chi cazzo è Hackwood? Marchiata di sangue di Hackwood, disertore della legione di non morti. La tradizione della legione di non morti di Farron invia i messaggi più importanti usando l'erba lama. Vabbè, ma è quello dei... io so cos'è. Dei cazzi enormi nel mio ano, ecco cosa sono. Mi dispiace perché volevo leggere i cazzi, ma l'ho già letta, è quella che devi dare al cazzo di cane di merda. Sì, al lupo dormiente. Gliel'avevo già data una volta. Ma io non posso potenziare. Ma io non posso potenziare il mio equipaggiamento, cioè le armature. Vabbè, non importa. Non importa. Basta. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Se vuoi dire una copia, incollato il messaggio in freccia. Speravo di rivederti. Il maledetto Hackwood, l'umiliato, mi ha lasciato questo. È cambiato molto da quando se n'è andato. Serio, in volto, mi ha chiesto di fartene dono. C'è solo un problema. Io non so chi sia Hackwood. E non l'ho mai scritto nemmeno nel quadernetto. Non l'ho mai sentito.
Chi cazzo è Hackwood? Ma chi minchia è Hackwood? Porco Dio! Non ce l'ho scritto da nessuna parte! Scriviamoci che dobbiamo andare al mausoleo, dai! Dopo aver ucciso la stirpe due volte di questa puttana di uomo di merda! Oh, Poli, Poli, andare. Poli! Mausoleo Farron per Hackwood. Adesso devo uccidere questa troia di merda. Grazie The Slenderman, come cazzo ti chiami, e grazie Omega Sborra per i 9 mesi. Io gli tibeggerò la testa a questo coglione. Assurda. Sì, ma ragazzi, ma si è girato in aria lui, capite che io non importa, questa è una porcheria, lo accettiamo che sia fatta male, va bene. Bro, ma che danno gli faccio? Bro, ma che danno gli faccio? Ho capito perché. Mi sa che è migliorata la lettera della spada, è migliorata. Mi sa che è diventata tipo VOA. Basta fare 3 attacchi, basta. Certo. Certo. Ok. Oddio. Mangiami la spada, coglione. Sì, imbecille. Chiami lo sperma dal cazzo, imbecillia. Bella, bro. Dio, cane, che danno gli faccio? 100 in più a spadata. Minchia, per fortuna ho finito le umanità, perché sennò col cazzo vi aggredavo io. Dio, cane, questo è proprio veloce. No, 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 no. Te lo giuro, mi serve un secondo pieno. Vediamo se hai una fase 2. Se ce l'hai, io probabilmente stanotte accenderò il gas e vado a dormire. Che cos'è? Eccoci qui. Dio, cane, è caduto, tipo. Cosa ha fatto? Oh oh. Mannaggia la Madonna, mannaggia la Madonna. Mannaggia la Madonna, ti ho detto. Mannaggia i cazzi.
Oh. Allora. Oli! Dio bomba! Oli! Oli! A parte che hanno l'anima tipo simile, anima del re senza nome. Usala per acquisire parecchie anime o trasferiscila per le strade. Il re senza nome un tempo era un esperto in mazzadraghi. Oh, Poli, prima Poli, di sacrificare Poli. Tutto per allearsi con gli antichi draghi. Che cazzo significa? Qualcuno mi spiega perché in questo gioco, quando ci dovrebbero essere delle risposte, riescono comunque a riuscire a metterti più domande? Ma perché mi ha fatto parla? Perché mi ha fatto parla? Chi c'è qua che mi ha fatto parla? Ah, da qui lo puoi, puoi parlare con lui da qua? Wow. Il re e dio della guerra smise di cacciare i draghi e ne domò uno, portandolo con sé in ogni battaglia. Ma non è vero. Ecco che c'è questa. Però vabbè, fammi vedere l'altra arma. Tutti ne hanno due, no? Eh? Aspetta. Spada lancia da ammazzadraghi. Un'arma che risale all'era degli dei, utilizzata nella caccia dei draghi. È la prima delle lance a croce che possono fungere. Divino cancellatore di draghi, pervasa dal potere del fulmine, di cui era l'erede. Ma che cazzo è sta roba? Una caena! Ma che cos'è? È un'arma? È un anello? Subisci più danni. Cioè, allora, adesso me la dovete spiegare, sta roba. Devi stare zitto, coglione. No, qualcuno me la deve spiegare, sta roba. Cioè, com'è possibile che Gwyn, che ai tempi della... adesso faccio un piccolo recap mentale.
parte che faccio notare come... Annuncio ritardo. Il treno dell'hype arriverà in ritardo a causa dei numerosi ritardi precedenti. Ci scusiamo per il disagio e per il ritardo. Faccio notare come il più uno... no, il più 2 nell'arma mi abbia fatto uccidere il primo try. Allora, facciamo un piccolo recappone. Ai tempi di Dark Souls 1, quando il signor Gwyn, erede del fuoco... Ci sta. Erede del fuoco... Sostanzialmente c'era la guerra e lui, ai tempi di Dark Souls 1, aveva già sconfitto tutti i draghi. Addirittura Seth stesso si è alleato con tipo gli umani, per dire. No. Infatti ha tradito la sua stessa specie. Tradito la sua stessa specie proprio in cambio dei cazzi. Quindi Gwyn ha sempre combattuto. I draghi. Com'è possibile che il re senza nome... Che è palesemente Gwyn, bro. Cioè, è Gwyn. Cioè, esteticamente è identico. C'ha anche un po' la sciarpa così, in modo che tu non lo veda bene, ma per nasconderlo a... Il re senza nome. E poi... Cioè, il fatto è che Dio... Che cazzo è? Farewell, un esperto ammazza draghi. Aspè. È venuto fuori erede del fuoco sconfitto. Cos'è che è venuto fuori scritto erede del fuoco sconfitto? Erede del fuoco? Sì. Perché è il figlio di Gwyn. Erede del fuoco. Che diventa re quando Gwyn muore. E non ha un nome perché non ha un nome perché è cioè non è mai diventato re e perché non sappia bro è il piedistallo che io vedevo sempre vuoto in giro. Il re senza nome era un esperto ammazza draghi. Perché è un traditore? Perché è un traditore? Perché prima li combatteva e poi si è alleato con loro. E Gwyn l'ha diseredato. Hanno cancellato dagli annali! Bro!
Su DS1 avevo letto che c'era un figlio cancellato, dimenticato dai cazzi. Che ha cancellato tutto, è questo. È qui, name senza. Quindi veramente Soler non c'entra un cazzo di niente. Ma soprattutto, ma quanti porco dio di figli ha fatto in giro Gwyn, porca madonna. Ma quanti figli c'aveva quell'uomo? Porta pazienza. Infatti c'ha i poteri del padre, l'eredità del padre e il fatto che doveva diventare lui re, ma non ha un nome, è stato tolto dagli annali. Io me lo ricordo che su DS1 io lessi qualcosa che era viene cancellato dagli annali dal dio della guerra, una cosa del genere. E io dicevo sì, zi e Soleil gli hanno cancellato la memoria e non si ricorda un cazzo. Io mi ricordo nitidamente cancellato dagli annali. Quindi Gwyn, tante figlie e figli, e il primogenito, nonché erede al trono, nonché erede della fiamma, erede del fuoco, cioè colui che sarebbe stato a chiamare a vincolare, cioè quello che avrebbe dovuto vincolare, il vero primogenito. Ha scelto di allearsi coi draghi. E il padre cosa ha detto? Ah sì? E allora? Vai a fanculo, io ti cancello l'esistenza. Di cui egli era l'erede. Di cui egli era l'erede. Che lui era l'erede del potere del fulmine. Perché il padre era... Il re e dio della guerra smise di cacciare i draghi. Cioè, il re e dio della guerra. Quindi Gwyn è il dio della guerra mentre è vivo. E poi quando muore... Ok... No, ma sì, ma quindi... Ma quindi... I Cavalieri Sangue di Drago... Sono l'esercito di Re Senza Nome? No, cioè... A Gwyn aveva i figli. Gli ha preso, gli ha tolto tutto. No, perché loro combattevano contro i draghi. Perché loro vanno a Cicoria, come cazzo si chiamava, e combattono. Quindi no, in realtà loro no. E perché ne troviamo qualcuno lì nella vetta della sborra? Devi veramente morire te, capo. Lui è il dio del fulmine.
cioè erede. E io qui non ci potevo andare prima. Ecco che cazzo erano i draghi in alto, dio mestio. Lastra di titanite. Ma dimmi te, puttana la merda. Cioè, abbiamo trovato... il fottuto erede. Bro, boh, è incredibile. Cioè, loro avevano... ma che cazzo stai dicendo? Ma che cazzo dici? Ma che cazzo stai dicendo? Cioè, Ornstein è il primogenito di Gwyn. Ma come cazzo è possibile? Era uno dei cavalieri di Gwyn. Permeata dal potere del fulmine. Si dice che in un mondo senza draghi, il guardiano della cattedrale in rovina fuggì da queste terre. Ah no, dio cane, in cerca del suo re senza nome. In cerca del suo re senza nome. No, ma mi sfugge qualcosa. Si dice che in un mondo senza draghi, il guardiano della cattedrale in rovina fuggì. In un mondo senza draghi? Allora, aspetta. Dando per scontato che gli eventi siano lì i medesimi di Dark Souls 1, ok? Ornstein muore su Dark Souls 1 e la sua armatura non può spostarsi. Quindi o qualcuno ha preso la sua armatura e l'ha portata qua o rimane là. E fin qua finisce. Bon. Ma punto numero 2. In un mondo senza draghi, il guardiano della cattedrale in rovina fuggì. Quindi non è morto? Quindi Ornstein è venuto qui alla ricerca del re? In un mondo. Cioè, non ha senso, perché il mondo dove ha ucciso Gwyn non può esserci Ornstein vivo. Sono morti entrambi, quindi all'epoca di DS1 non ha senso che questa cosa abbia, cioè, sia collegata. Non è possibile. Come fa a essere collegata, capito? Cioè, in un mondo senza i draghi vuol dire che in quel mondo non c'erano i draghi. E come fa ad andare a cercare il re ammazza draghi? In un mondo senza draghi. Quindi avviene prima di Dark Souls 1? No, perché c'erano già i draghi e gli arcialberi di merda. No. Era degli dèi? Non capisco questa cosa. Questa cosa mi... cioè, non riesco a capire come cazzo ci siano arrivati qua i pezzi di Ornstein. Oh, ma
capito dove siamo, ma vaffanculo. Cioè non riesco a capire sta roba qua. Come cazzo sono arrivati qua i pezzi di Ornstein? In un mondo senza i draghi? Cioè c'è la dimensione dove ci sono i draghi e la dimensione dove non ci sono i draghi? Che cazzo ci sono più dimensioni? Che cazzo è il Marvel, la Marvel? Dio cane, ma non penso che sia il multiverso Dark Souls, no? Non credo che uno di un universo dove non ci sono i draghi entra in uno di un universo dove ci sono i draghi. Bene. Quindi, togliendo di mezzo questa possibilità, che è tipicamente un modo di unire le stronzate per chi non ha idee, non mi sembra questo il caso, io mi chiedo, come cazzo hanno fatto arrivare i pezzi di Ornstein, ok? Qui... Se prima Ornstein muore su DS1, quindi qualcuno prende la sua armatura e viene fino a qua. E ci sta. Qualcuno viene fino a qua con la sua armatura. Va bene. Alla ricerca del suo re. Dice, boh, Gwyn è morto, cerchiamo il mio re, è vero. Che so che si è alleato con i draghi, quindi veniamo qui. So che qua ci sono i draghi, vengo fino a qua e ok. Quindi, o è qualcuno nei panni di Ornstein, ma non può essere Ornstein. Come cazzo fa? È morto, zii. A meno che nel suo mondo dove non ci sono i draghi lui sia venuto fino a qui. Quindi in un mondo parallelo dove non ci sono i draghi lui sia venuto fino a qua. Ma non c'ha senso, cioè com'è possibile? Allora anche Andre è di un mondo parallelo? Non è possibile. Cioè letteralmente no, l'avvenimento com'è? Com'è l'avvenimento in ordine cronologico? DS1. Vedo Ornstein. Lo ammazzo. Evento, morto Ornstein. Che sia dopo. Dopo quindi non può muoversi Ornstein. Qui lui non può muoversi. Perché qui finisce la sua linea temporale. Questa è tutta cancellata. La sua armatura rimane nella cattedrale di Norlond ed è lì. Prima? Che cosa può aver fatto prima di questo momento? Prima di questo momento lui può aver detto vado a cercare il re senza nome, ovvero il mio re. Però lui qui sembra ci sia morto visto che c'è la sua armatura. Quindi è morto qui? E poi è morto di nuovo qui? Oppure è morto solo qui? E non è mai morto qui? Dio cane, ma come funziona? Cioè non può essere avvenuto simultaneamente, capito? Se la sua armatura è fino a qua, qualcuno ce l'ha portata. Signori, non lo so. Meglio dormirci su. Perché è l'una e devo staccare mezz'ora fa. Ma non ha senso, cioè a livello cronologico non ha senso, capito? Cioè, non ha senso. Basta. A meno che il re senza nome non sia veramente Gwyn. Ma a sto punto metti in discussione tutto. Cioè tutti sono una versione parallela di un universo dove non ci sono i draghi. Ma che cazzo è la Marvel? No. Se è acclamato sto gioco, sta puttanata non ce l'hanno messa dentro, perché è una merda. Cioè non può. Se è morto là, la sua armatura è là. Poi che Ornstein sia venuto a cercare il suo nuovo re in quanto cavaliere dei draghi, cioè i cavalieri del re, e quindi lui dice oh vado a cercarlo, vado io che sono il più forte, si va a letto perché quell'altro sta nell'abisso, tu sei un ciccione di merda, ciccione di merda nel senso a quello là gigante intendo ovviamente, quindi vengo solo io, no? Vengo io e vengo a cercarlo, oh bro lui è diventato un eroe dei draghi, oh vai là, là c'è la vetta degli arcicazzi, vai via, sì, bu. E poi si torna indietro nudo e si dimentica l'armatura. Boh, ci può sta. Si dimentica l'armatura qui e torna da Norlond e gli dicono oh zii, ma come mai sei nudo? Te ne facciamo una nuova. Insomma, tu gli dici vabbè, ci sta però. E quindi ci sono due armature. Ma non ha senso che ce ne siano due.
È vero che nell'uno non la puoi effettivamente raccogliere. Però zia è morto lì. L'armatura è morta con lui. Cioè capisci? Vabbè, non lo so. Questa parte è difficile. Amici di Polymavod, spero che questo episodio, che a me ha abbastanza mandato sulla luna alla testa, vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo. Per forza. Basta, così. Bene. Non ho capito un cazzo. Non è morto cacando nell'astropuzzo quello di DS1. Non è morto cacando nell'astropuzzo. No. Non penso proprio. Lord, grazie per le 3 sub regalate in funzione della kill del signore Boh. Grazie mille Lord, davvero un bacione enorme. Xile, grazie per i 32 mesi mega iper maxi apprezzati ovviamente. Eddie, grazie per l'ottavo mese, un bacione mastodontico. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Ma non ha senso comunque, raga, sta cosa. Cioè, poi mi spiegherete. Poi mi spiegherete. Ma non ha senso, eh. Sono 3 le armi, una non l'hai vista. Ah, sì. Tocca prolungare il VOD. Come sono 3 armi? Non diceva si va a letto a fine fight il re senza nome. Falcetto da 5k. Ma no. Hai rotto il cazzo. Ah sì. Il re senza nome alleato dei draghi fu legato per tutta la vita a un drago delle tempeste e ne rivendicò l'anima quando la creatura morì. Tali erano gli usi durante l'era degli dei. Vabbè. Sì, ci sta. Sì, vero, però, vabbè. Sì. Ok. 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 L'armor della vecchia? C'è anche un'armatura della vecchia che non ho visto? Di un re senza nome, alleato degli antichi draghi. Si dice che questa corona dorata, avvolta da lunghi filamenti di cenere, sia molto simile a quella del primo signore. Ma va. Ma dai, Dio, che assurdo, eh? Armatura delle scaglie di drago, appartenuta a un re senza nome, un tempo alleato degli antichi draghi. Le scaglie di drago sono affiliate come rasoi e immuni al fuoco. Si dice che questi bracciali dorati, come la corazza e la corona, sono molto simili a quelli del primo signore. Ti rendi conto? Lui lo stava imitando in tutto e per tutto suo padre. E suo padre gli ha detto: bro, si va a letto, non ti allei coi draghi, vaffanculo. Non ti do l'eredità del fuoco. Ti darai fuoco qualcun'altra volta. Pazzesco. Pazzesco. Cioè, è quasi triste il fatto che il figlio si vestisse come il padre, no? Si vestisse come il padre e però la scelta di allearsi coi draghi l'ha diseredato. È un po' anche, cioè, ma non l'ha diseredato, bro, l'ha cancellato dagli annali. Cioè, nessuno sa di lui. Non solo nessuno sa di lui, nessuno, neanche ai tempi di Dark Souls 1, sa di lui, ma sanno che esiste qualcuno che è stato cancellato. Cioè, è stato cancellato la sua memoria. È la peggio cosa che puoi fare. La gente sa che tu esisti, ma al contempo non si sa niente di te. È la cosa più brutale che tu possa fare. Cioè, ha proprio cancellato tutto. È brutale.
Cioè, poi il padre lo fa perché si allea con i nemici. Si dice, vabbè, ha fatto sesso con la sorella, ci sta, tanto la sorella è una mezza troia, da quello che ho capito. No, perché si è alleato con i nemici, io ti cancello dalla mente di tutti, assurdo. È una troia, zii, per forza, dai, lei è la dea dell'abbondanza, abbonda di cazzi, ora non lo so io, però. La sorellozza è Gwendolyn, mi ricordo come si chiami. Però Guinevere, sì, non mi ricordo mai come, qual è delle due. Dai, per forza è così, adesso rompete il cazzo. Assurdo, ragazzi. Assurdo. Cioè, ti rendi conto? Questa zona qui... Adesso guardo, Henry. Questa zona... non mi ha risolto niente di Dark Souls 3. Ha risolto delle cose che mi ero dimenticato di Dark Souls 1. Vi rendete conto? Oh, Poli. Io sto gioiendo perché mi ricordavo di aver pensato che Soleil è il figlio del re. Per me tornava tutto, no? Cancellato dagli annali, lui si è dimenticato tutto. Ha tutto senso con Soleil. Ma in Dark Souls 3 il re senza nome è il figlio erede di Gwyn cancellato. Quindi tutto quello che ho fatto oggi non serve niente per Dark Souls 3. Serve solo per andare avanti in Dark Souls 1. E poi comunque in questo gioco c'è un problema. Cioè tutti hanno troppi figli, cazzo. C'è 2, 3, 4. Porco Dio, quell'altro ne ha 10 tipo. Gwyn ha figlio ovunque. Silvio Berlusconi. Va bene. Marsam, grazie per il quarto mese. Ciao Poli, contento di far parte di queste community. Prima o poi troverò a offrirti il bianco rosso. Buona serata, non vedo l'ora. Vediamo questa re roba qui. Il dio della guerra. Ah, attenzione. Smise di cacciare i draghi e ne domò uno, portandolo con sé in ogni battaglia. Dici che... che è lui? Mi sto sentendo... Dici che è lui? Quella... Aspetta che abbasso qua. Vabbè, cioè, boom, così. Maestro, io la sento. Non è morta Lara, Laudere, te lo sai benissimo che non è morta. Ma quindi lui la blind l'ha fatta tutta con Lara. Chiari un secondo. Ah, lui non lo sa. Ah, ma questa era la sua blind di DS. Cioè, lui qui le realizza che il re senza nome è il figlio. Ah, e beh, porco Dio, io ho fatto la stessa reazione. Cioè, completamente rincoglionito anch'io. Ho detto, ma che cazzo dici? Si te lo mette così, in una frase. Spegniamo il PC, va, la serie è finita. Oh, cielo. Blood Moon disse 3 secoli del stringhe, fa... ok. Per chi sa ascoltare, per chi sa scoprire, per chi ricorda. Cancellato dagli annali. Per chi conosce la lore. Per chi la sta scoprendo, per chi la scoprirà. È qui che è nata la Pensa frase? È qui che è nata la celeberrima frase? È nata qui? No, sei serio? Pazzesco, così, così velocemente l'ha creata. Porca madonna, assurdo. È come se io dicessi, raga... Vabbè, non me non vengono. Cioè, così bene. Assurdo. Tutto il primo genito di Gwyn. Ecco perché gli assomigliava così. Ecco perché tanto. Senza nome. Ecco perché senza nome, perché gliel'ha tolto! Gwyn aveva tolto il nome dal figlio, l'aveva cacciato ed esiliato! Vabbè. Sta scrivendo Lara nel frattempo, mi sembra. Sta prendendo appunti sul quadernetto. Porco puttana, Soler era un merdone. Potevi cacciarlo un porco Dio qua, Michele, porta pazienza, è bestemmiato per gli archivi di Orbrek. Porca madonna, qua ci stavano e bestemmi, ora porta pazienza. Per gli archivi di Orbrek sì, e per il re senza nome no. E vedi, cacciala la madonna, qua era enfasi, no? Lui insegna tutto. Soler era un merdone. Soler era Soler un merdone. Soler sempre nel cuore. Un momento, Norlondo 2 e senza accorgersene. Questo è meglio, cioè, basta. Oh, Poli. Dite che cazzo è Dark Souls 3? In una riga. Quando dico che basta una riga a creare una bomba, una basta striscia una. Anche. E non è tanto perché è Dark Souls 3. Poteva essere Rotten Souls, come mi piace tanto chiamare, il titolo che pensavo sarebbe stato Dark Souls. Poteva essere anche Dark Souls 2, però. Souls 2, ok.
all'interno di una lore autoconclusiva, la bomba sarebbe uguale. Qui impazziamo perché è dal 2011 che ci stiamo dietro. Le pippe sul primogenito. Che è vero, per uno che ha seguito tu, cioè, io penso che io me la stia godendo tantissimo sta roba, cioè ve lo dico raga, per me è assurdo che io mi interessi al fatto che, oh mio Dio, abbiamo scoperto il figlio di Gwyn, mi ero dimenticato che avesse un altro figlio io. Ok, però per chi magari si è seguito tutto nel corso degli anni, release di DS1, DS2, tutto quanto, e 5 anni dopo ti arriva sta roba, bro, ti cagano in testa, cioè veramente ti smerdano il cervello, capito? È incredibile sta cosa. Sì, sì, la maggior parte della gente se l'ha dimenticato, che peraltro è completamente in lore, se ci pensi, che se lo siano dimenticati. Chi è, dov'è, com'è finito? Non venitemi a dire nessuno, nessuno, per l'amor del cielo. Ah, che palle, vi siete fermati? No, questa cosa è esattamente quello che sarebbe successo a casa da solo. E questa è l'anima della scoperta. Adesso ci sarebbe semplicemente andarti a fare una doccia fredda, chiamare tutti gli amici e dire, scusa, non farmi spoiler, no, senti, fottiti. Ma perché io... Fotti di coglione. C'è il figlio di Gwyn. Tu. Adesso chiamo 6 donne e gli spoglio il finale di Bloodborne. Fottiti, gli scrivo. Francè, volevo chiederti, e gli dico, il boss finale è un lupo. Fottiti. Mico perso, quanti ne sono rimasti? Ah, ok. Oh, l'hanno finito? Cosa faranno come prossimo gioco? Oh, sul serio, è veramente un lupo? Vabbè, non si sa. Unlucky. Vabbè, io glielo dico comunque, dai. Glielo dirò, gli dirò, oh, senti, fottiti, via. Raga, Telegram. Non so che ancora non è uscito tutti il gioco, Tutti Patron, ragazzi, ragazzi. Tutto. Io non ho capito cosa ha detto in questa ultima parte, era molto agitato, però posso dire, sono d'accordo, zii, cioè... Sono d'accordo, coraggioso da parte tua pensare che ti risponderebbe. Hai colpito nel segno, capo. Coraggioso da parte mia pensare che se chiamo Francesco mi risponda. Comunque faccio notare che in ogni clip Sabaku applaude, in tutte le sue famose. Questa clip risale a prima o dopo gli archivi di Orbrek? Chiedo, Prima. È da lì che ha preso il... Ah, Sabaku contro il re senza nome. Ci ha messo anche lui 37 minuti, eh? Ah no, ce ne ha messi molti meno lui. Lui ce ne ha messi tipo 15. No, meno. Dio cane, ma quanto ci ha messo? Ci ha messo 10 minuti lui, tipo. Io ce ne ho messi 108? No, non sto guardando, ragazzi. Non sto guardando, tranquilli. Cioè, il video è fermo. Scautavo la cosa così. Va bene. È tagliato il video, ah, ok, si va a letto.